i valutatori che Venezia sarà una vengono sorta di padiglione a distanza dell'Expo di Milano 2015, un'appendice sull'acqua che sviluppa proprio il tema dell'acqua. E proprio per offrire una proposta articolata e coordinata, il Comitato Expo Venezia ha lanciato un bando per dei progetti che coinvolgono tutte le forze cittadine. Ogni progetto sarà certificato da un marchio ed un logo. È il logo dei progetti, è il logo della visitabilità, è la riconoscibilità del lavoro di qualità che è fatto dal comitato come cabina di regia ed è fatto dai proponenti. Perché è chiaro una cosa, che Milano è il luogo dove nel 2015 si tiene l'Expo, ha il suo logo, ha i suoi progetti, ha i padiglioni che verranno costruiti. Venezia, è un luogo dell'Expo, dove progetti di dimostrazione rispetto al tema scelto dell'acqua si sviluppano, si declinano come percorsi o come esempi o come tecnologie di visita. Sono 50 le idee arrivate al vaglio ora del comitato scientifico. Devo dire che siamo molto contenti anche del materiale che finora è pervenuto e contiamo di terminare la fase analitica entro i primi 10 giorni di luglio, dopodiché cominceremo a lavorare sentendo anche tutti i proponenti. Dopodiché inizieremo a lavorare al master plan vero e proprio. Progetti che si calcola potrebbero portare non solo a Venezia, ma in tutto il Veneto un centinaio di milioni di euro. E la Camera di Commercio ha già messo in cantiere due iniziative. La prima, come comitato dell'Expo, è stata quella, appunto, questa raccolta di progetti che è passata per il tramite del sistema associativo anche. Quindi le associazioni di categoria li conoscono, si sta mettendo in moto e conoscono questa dinamicità che c'è. Come Camera di Commercio stiamo organizzando diversi eventi dove parliamo di Expo, sia come Unione Camere del Veneto che come Camera di Commercio del Veneto. Nel 2014 passeremo ad una fase più operativa dove coinvolgeremo maggiormente il sistema imprenditoriale. Nel 2015 a Venezia ci sarà anche la Biennale d'Arte. Rassegne culturali faranno da corollario all'esposizione, un'esposizione che renderà visitabili per la prima volta al pubblico le valli da pesca, un patrimonio privato. Ci sarà appunto con i privati una gestione, una disponibilità per far visitare appunto ai cittadini del mondo attraverso un percorso, dei percorsi naturalistici, dei determinati periodi e attraverso ovviamente anche un programma sostenibile. E credo la disponibilità dei privati di far vedere questo patrimonio. Garantita la presenza tra gli espositori in laguna dei cinesi, per quel legame con l'Expo ormai consolidato.